riassumo le cose che ho imparato in più di 35 anni di arti marziali e sport a combattimento. Continuo ad allenarmi con profitto da quando ho 12 anni, ora ne ho 46. Faccio sparring, careggio quando capita, niente di che. In fondo la mia è un'età in cui comincio a sentire il fascino dei cantieri, ma posso dire che mi difendo bene. Detto questo, ecco quelli che secondo me sono i 7 suggerimenti per migliorare il tuo allenamento nelle arti marziali e sport da combattimento. Punto 1. Scegli un professionista. Se devi raggiungere dei risultati specifici, rivolgiti ad un professionista, sempre. Che siano obiettivi riguardanti il tuo corpo o la tua mente, il professionista sa come accorciare i tempi, diminuire i rischi e rendere il tutto più piacevole. Personalmente mi sono affidato a professionisti tutte le volte che ho voluto ottenere risultati dal punto di vista nutrizionale, nel miglioramento della produttività, nella definizione dei miei obiettivi e quando ho voluto migliorare in qualche settore del combattimento. Non ti fidare anche se hai una certa preparazione nel campo. Se hai un problema che vuoi risolvere, hai bisogno di un professionista, hai bisogno di qualcuno che lo veda da fuori. Non risolvi un problema sullo stesso livello in cui è stato creato. Punto 2. Idratazione. Idratati adeguatamente. Personalmente, una buona idratazione è stata per me una piccola rivoluzione nel diminuire la sensazione di stanchezza, in particolare a fine giornata. Acqua, eh? Birra e vino non contano come idratazione, purtroppo. Numero 3. Riposo. Il riposo è l'altra metà dell'allenamento. Se non ti riposi, praticamente stai buttando il tuo tempo. Valuta questo non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Dati dei periodi di recupero, libera spazi anche per altre attività. Anche e soprattutto se quello che fai ti piace. Evita che ti venga a noia. Inoltre, essere monotematici tende a spaventare le persone normali. Punto 4. Alimentazione. Il giusto carburante. Man mano che si va avanti con gli anni, ogni sgarro si paga doppio, poi triplo. Non c'è bisogno di vivere come un monaco. Alla fine è sempre una questione di equilibrio, ma non puoi pensare di fare catacci. A meno di non avere un vantaggio genetico, nel qual caso sappi che ti odio e che non siamo più amici. 5. Manutenzione ordinaria del corpo. Con il tempo ho capito che avere una routine di manutenzione del proprio corpo è vitale, in particolare se vuoi continuare ad allenarti con una certa intensità. Quindi stretching ed attività fini. Mantenere uno standard è tanto palloso quanto importante. Io ho trovato un buon compromesso con lo yoga. Diciamo che lo preferisco agli antidolorifici. Con tutto il rispetto per gli antidolorifici che tante volte mi hanno rimesso in piedi. Va detto, non sono ingrato. 6. Studio. E studio attivamente, intendo, eh. La mente va tenuta allenata tanto quanto il fisico. Studiare ti consente di andare in profondità in quello che alleni o di creare delle connessioni e trasferibilità di informazioni in altri settori. Al peggio, anche solo il fatto di mettere attivamente la tua mente in condizione di assorbire nuove informazioni migliorerà di gran lunga la tua capacità di rimanere focalizzato su un obiettivo. Bastano 20 minuti al giorno. Non hai 20 minuti al giorno? Chi sei? Elon Musk. 7 e ultimo. Svago e ozio. Dai tempo all'ozio e dai tempo al tempo. Mi è sempre rimasta in mente una storiella. L'allievo che chiede al maestro: quanto tempo serve per imparare a meditare? E il maestro risponde: un anno. Al che l'allievo chiede ancora: e se medito tutti i giorni per più volte? Allora, risponde il maestro, ci vorranno 3 anni. La fretta non serve a nulla, che traguardo pensi di voler raggiungere? L'ultima corsa.